Gli aiuti della PAC hanno giocato un ruolo importante nella decisione di convertire l'azienda da agricoltura chimica ad agricoltura biologica. Grazie a questi aiuti c'è stato un notevole aumento della conversione delle aziende convenzionali in aziende di agricoltura biologica. Io tengo la impresión de que la PA es muy interesante porque, claro, nosotros necesitamos tener recursos para poder mantener todo esto. Y entendemos que la PA, si tiene esta sensibilidad, es ideal, es un medio que al final nuestro trabajo repercute para la sociedad. Entendemos que la sociedad con sus impuestos colabore con mantener todas estas cuestiones. La PAC ci può aiutare per sviluppare cibi di qualità perché può sopperire alcune perdite di produzione e alcune difficoltà tecnologiche che possiamo avere noi nelle aziende. Si spera che nei prossimi aiuti che verranno dal 2014 al 2020 diano più spazio a quelle che sono le aziende agricole biologiche e anche biodinamiche per una maggiore sostenibilità e per una multicanalità dei prodotti. Nella nuova PAC mi aspetto che ci sia un'attenzione maggiore, sempre di più, per quello che è un'agricoltura sana e pulita e che pertanto l'Unione Europea dia più spazio alle aziende biologiche, che quindi i fondi vengono dirottati ancor più verso questo tipo di scelte. Deve aiutare noi nel sviluppare appieno dei nuovi mercati e nel sensibilizzare anche il consumatore finale. Il biologico è il futuro. Cioè io non vedo un futuro senza l'agricoltura biologica. I believe that organic farming has been supported by the CAP in the past, but I hope that in the future will be more effective the CAP for the green agriculture. That means it is important to have measure and specific rules about the organic, the environment, the social and the economic aspects of the future. La PAC potrebbe sostenere lo sviluppo da un punto di vista ambientale non ponendo dei paletti, ma bensì sostenendo nell'arco dei 5 anni con controlli e informazioni e ricerche riguardo proprio questo aspetto ambientale. Vorrei una PAC che sia in grado di tenere conto delle problematiche del territorio e delle vere problematiche che affrontano le imprese agricole. Nosotros pediríamos a la política agraria común que sean más conscientes de las trabas burocráticas que nos están poniendo. La administración no es consciente del esfuerzo tan grande que nos cuesta a una empresa familiar llegar ahí para poder buscarte la vida, y entonces necesitamos que los pagos sean regulares, que a la hora de pagar las facturas no va a haber el que tienes que pagársela si tú estás alimentando ecológico o te cuesta más caro o más barato. Pues entonces, si la exigencia del tema de producción ecológica, producto ecológico, alimentación ecológica, eso tiene un costo añadido que hay que contemplar. Si esos pagos no son regulares, pues llega un momento que la economía familiar tiembla y no llega a fin. Spesso nelle aziende biologiche si hanno rese più basse, si hanno difficoltà nelle tecniche di coltivazione e pertanto avere un sussidio economico aiuta sicuramente l'imprenditore ad orientarsi verso questo tipo di agricoltura. Many investments and many measures have been implemented already in the past, but in the future we hope as organic farmers that will be bigger the support that we have to do, that we will be able to follow, and it will be really, really important for the future of organic farming all around the world, but also in the Mediterranean. Las ayudas, las más importantes en la PAC que ha habido hasta ahora, han sido las agroambientales,
Bueno, pues tenían una determinada cuantía, bien, interesante, pero han tenido un sistema muy irregular de llegar. Entonces era un estímulo desestímulo y ahí, por esa parte han fallado, que se puede mejorar. Sí, en el futuro la PAC entendemos que es muy interesante que tomen conciencia de apoyar todas estas cuestiones, porque en principio tenemos la cuestión de las instalaciones pa agroindustria, que entendemos que es básico. El capítulo de investigación también entendemos que es muy interesante para nosotros poder ser lo más eficientes con el tema de, pues, a nivel de pastoreo, a nivel de alimentación. We have seen so far already in our country that the CAP is really playing a big role in a rural development. So starting from the farmers who can renew their machinery and the buildings and apply a modern technology to everyday agriculture activities. And on top of that, we also see local communities benefiting from the CAP, making the life in small villages and small communities much better and higher quality, closer to a modern society type of living. Per le aree marginali, dove l'agricoltura di per sé è un'agricoltura estensiva e non intensiva, quindi un'agricoltura a basso reddito, sono aiuti importantissimi per far sì che l'agricoltore rimanga su quel territorio e divenga sempre di più il custode di quell'area. Un forte aiuto potrebbe arrivare dall'ampliamento di quello che è il budget attuale per quanto riguarda le zone rurali, quindi almeno ad arrivare ad un 50% del budget, per aiutare tutte quelle aziende che si trovano in un po' più svantaggiate. Il problema delle aree marginali effettivamente sta nella definizione, perché come hay una linea di appoggio, tanto nel primo pilar come nel secondo, nei pagos directos come in eso, il problema che ha ocurrido hasta ora è che si apre tanto il criterio che acaba siendo marginal hasta la Plaza España de Madrid. Sì, nel futuro esperamos che esto nos permita seguir adelante y, bueno, pues el relevo generacional que está ahí, que mis hijos puedan vivir dignamente con este medio que estamos poniendo en marcha, ¿no?